Buonasera, questo è Munici PX, bentornati a una nuova puntata. Come sempre dobbiamo conoscere un nuovo ospite, lo conoscete già, però prima di capire di chi stiamo parlando e del municipio di cui ci occuperemo oggi, guardiamo insieme con la grafica il sommario della puntata. Come da grafica ci occuperemo di trasporto pubblico, di programmazione estiva, iniziative socioculturali, di parchi con i loro aspetti positivi e le loro criticità. Tutto questo con Alessandro Bramati, presidente del Municipio 5, al quale do il benvenuto. Buonasera agli ascoltatori e buonasera a te. Grazie, anzi bentornato direi. Grazie. Quindi, vista l'esperienza, sappiamo che oltre alla presentazione degli argomenti abbiamo il quiz, il solito. Il tentativo è quello di mettervi in difficoltà, questo ormai non è più un mistero, però guardiamo insieme la domanda che le pongo oggi per conoscere meglio anche il Municipio 5. Le chiediamo, secondo la tradizione, quale formaggio si dice sia nato nella storica abbazia di Chiaravalle? A. Grana, B. Camembert, C. Gorgonzola. Grana tutta la vita. Vediamo se la risposta è esatta. Direi proprio di sì, anche se in realtà la produzione è incerta, si stima che intorno al 1135 sia proprio l'abbazia di Chiaravalle il luogo in cui il grana ha preso vita, ecco, per la prima volta. Sì, no, un dato noto è che in questi anni abbiamo anche cercato di valorizzare con interventi specifici in ambito di abbazia di Borgo, perché il Consorzio Grana Padano ha una fattiva collaborazione sia con i frati che con tutta la realtà di quel contesto lì, proprio perché noi riteniamo che l'origine sia quella. Beh, giustamente, anzi tra l'altro possiamo dirlo, diamo un'occasione per andare a visitare l'abbazia di Chiaravalle, perché ci sono delle guide molto brave che vi metteranno a vostro agio e vi insegneranno tanti piccoli aspetti artistici e culturali della zona e non solo, e lo ricordiamo, è veramente molto vicino alla città, è un po' la particolarità dell'abbazia di Chiaravalle, essere nella natura però proprio vicinissimi al centro. Assolutamente sì, peraltro poi da qualche anno si è riattivato anche il mulino dietro l'abbazia, con tutto anche un percorso didattico per le scuole, e con la riapertura anche dell'acqua il mulino funziona come funzionava negli anni in cui è stato costruito. Una gita un po' per tutte le età, quindi. Esattamente. Direi che adesso però andiamo avanti, parliamo dei nostri temi. Le volevo chiedere, per quanto riguarda il trasporto pubblico, i mezzi di superficie, non solo, la zona del Municipio 5 è sempre delicata da quel punto di vista per la questione metropolitana, ma lascio a lei la parola. Sì, ritorniamo su questo tema che credo sia un tema fondamentale, che anche l'anno e mezzo di pandemia che abbiamo vissuto ha in qualche modo reso molto, appunto, molto importante, perché la possibilità di muoversi a Milano, noi abbiamo sempre sostenuto che è un mix che deve contemplare le esigenze di tutti. Nello specifico il trasporto pubblico, per quanto ci riguarda, sconta quella mancanza ormai di decenni di una previsione legata a un'implementazione della rete metropolitana, su cui noi anche in questi 5 anni di mandato abbiamo insistito molto e stiamo insistendo tuttora, sia in tutti i nostri atti, sia in tutte le uscite pubbliche che abbiamo fatto, perché riteniamo che dare una visione anche green sul tema della mobilità e di come muoversi a Milano non può prescindere dai servizi, per cui non si può chiedere agli automobilisti o a chi usa il mezzo privato di in qualche modo convertirsi senza dare opportunità ai servizi. Il tema della metropolitana rientra in questa visione, ma non solo, perché c'è anche tutto il tema, e il nostro territorio è particolarmente, diciamo, vede particolari interventi di riqualificazione anche urbanistici. Sappiamo che il PGT sulle nuove costruzioni in qualche modo facilita tutto il tema legato al TPL. C'è anche però un tema di quegli ambiti che già così sono, che vengono trasformati e su cui l'amministrazione deve impegnarsi perché questo servizio sia sempre più puntuale ed efficace. Un caso su tutti, lo stiamo vedendo e lo vedremo proprio in questi giorni, è lo sviluppo di un'area in fondo a Via Ripamonti, che è il PI Monte Sabini, che ha trovato riqualificazione in quelle che erano le vecchie stecche costruite negli anni 90 da Ligresti,
che stanno ultimando adesso, e c'è lo sviluppo di un piano integrato di intervento che prevederà altre costruzioni. Noi da subito siamo preoccupati in termini di TPL che anche quella zona lì trovi la possibilità appunto di questo servizio, per cui abbiamo fatto alcune proposte e su cui stiamo sollecitando l'amministrazione centrale e l'assessorato competente, perché ci si possa vedere, fare dei ragionamenti, perché non si aspetti che la gente vada lì ad abitare, anche perché le prime circa 400 famiglie entreranno intorno alla fine dell'anno, ma già da subito ci sia una previsione in questo senso, legata anche a una criticità storica e ancora non risolta, che è tutto il tema della linea 24 sulla via Ripamonti, che ha tutta una serie di criticità legate all'infrastruttura, cioè le rotaie. È stata fatta un'operazione legata alle fermate che ci ha visto molto critici su alcuni aspetti, è sicuramente però un punto di attenzione e anche di connessione a quei punti di metropolitana che non abbiamo sul territorio, salvo Piazza d'Abbiate Grasso, che però sono Famagosta e che sono Brenta, municipio 6 e municipio 4, su cui però bisogna implementare la possibilità di accesso anche dai cittadini del municipio 5. Certo, assolutamente, anche perché appunto è una zona, ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate con altre figure di riferimento, è una zona ricca, sempre più dinamica, comunque con molti progetti anche per il futuro e per coloro che ci andranno ad abitare, quindi in quella prospettiva non si può prescindere, come diceva lei, dai mezzi, insomma, di superficie e non, ecco. Sì, sia sul tema abitativo ma anche sul tema lavorativo, certo. Perché ci sono anche sviluppi, vedi, Symbiosis, la parte diciamo più a sud di Scalo Romana, che porterà tanti lavoratori, e anche lì in qualche modo bisognerà garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente. Collegato a questo, ma solo una battuta sul tema, certo, mobilità, perché non ci facciamo scappare niente, c'è tutto il tema tanto sentito legato alle ciclabili, che ancora non trova sviluppi dal nostro punto di vista seri per affrontare questo tema. Stiamo ancora parlando di dipingere per terra in alcune zone, io dico per fortuna certi progetti non sono ancora partiti e spero che non partiranno mai, perché anche su questo abbiamo chiesto e chiediamo un ragionamento serio per rendere, oltre che funzionali, anche sicure la possibilità di una mobilità cosiddetta dolce, ma che in qualche modo si va a integrare in un trasporto, diciamo in una visione complessiva della mobilità a Milano, che però appunto questo è un punto per noi imprescindibile, che in qualche modo in questa fase, anche con una visione di trasformazione, però rispetti le esigenze di tutti, sì, dal trasporto privato al trasporto pubblico alla mobilità dolce. Decisamente, sono punti cruciali per la Milano del domani, che mettono d'accordo in realtà e in confronto i diversi municipi. Però parlando del municipio 5, abbiamo citato prima programmazione estiva, perché sono finite le scuole, si sta affacciando l'estate, l'estate in città deve essere ricca anche per sopperire al caldo. Abbiamo delle iniziative socioculturali di cui parlare? Allora sì, abbiamo anche quest'anno cercato di attivare sia direttamente come municipio, ma anche e soprattutto dare continuità a un lavoro che per noi è storico, di rapporto con le realtà del territorio, di modo che si potesse in qualche modo favorire una programmazione diciamo per i bambini e per le famiglie, che andasse ad integrarsi con quelle che sono poi anche iniziative prese direttamente dall'amministrazione centrale. Per cui noi abbiamo fatto un bando cosiddetto campus, in cui abbiamo riconosciuto dei contributi a quelle realtà diciamo educative, sportive, che si erano attivate appunto nella realizzazione di questi campus per implementare alcune iniziative, e abbiamo fatto un lavoro di mappatura intercettando in questi rapporti tutte quelle che sono le opportunità che ci sono sul territorio. Ne abbiamo mappate 32 circa, come attività sul territorio che si svolgono in centri sportivi, oratori, dentro le scuole, che non è esaustivo, perché il territorio è molto vivo e esprime altre opportunità. Noi abbiamo cercato di mettere insieme quelle che in qualche modo hanno voluto rapportarsi anche con noi, segnalandoci oppure appunto collaborando anche nella realizzazione.
Sulla fascia invece più anziana partiamo oggi al Parco Baravalle con un'iniziativa che abbiamo chiamato storicamente Estate Insieme, che si rivolge prevalentemente appunto alla fascia anziana, che prevede appunto momenti ludico ricreativi di ballo, quello consentito, certo. Adesso si sta più che altro di musica dal vivo e di ascolto, laboratori. Questo lo abbiamo fatto coinvolgendo quelle strutture che ci sono affidate, che si chiamano CAM, centri di aggregazione multifunzionale, con alcune realtà, il consorzio che gestisce i CAM, con alcune realtà del territorio che svilupperanno un palinsesto che trovate anche sulla pagina del Municipio 5, pagina Comune di Milano, nella sezione del Municipio 5, con tutta una serie di appuntamenti nei mesi fine giugno, luglio, per appunto dare anche opportunità alla popolazione più anziana di riprendere. Abbiamo avuto la notizia ieri che è un segnale su cui comunque mi permetto di chiedere attenzione, che da lunedì toglieremo anche la mascherina all'aperto. È un segnale sicuramente importante da utilizzare sempre con le dovute attenzioni e secondo le prescrizioni che ci sono indicate, però questo dice che finalmente si vede l'uscita dal tunnel. Assolutamente, con prudenza, però appunto imparando a vivere anche in maniera diversa gli spazi, le iniziative che si hanno a disposizione. Tra l'altro le faccio una proposta, prima di andare avanti, perché abbiamo le nostre voci del marciapiede, abbiamo ancora un tema da trattare, parlando di estate, guardiamo la nostra top 5 per capire, vi poniamo una domanda, così vediamo se siete preparati in vista di una visita al lago o al mare. Guardiamo la grafica, i 5 cibi assolutamente vietati se vuoi fare il bagno entro le 3 ore, tutto questo si basa su dubbi scientifici medici, ma anche a volte su delle nozioni un po' popolari, tramandate dalle mamme che sono spaventate. Guardiamo la posizione numero 5, abbiamo la carbonara, effettivamente non troppo leggera per entrare in acqua prima delle 3 ore. Alla posizione numero 4 abbiamo la porchetta, saliamo al numero 3 con il fritto misto. Chissà se stiamo stimolando la vostra fame, perché adesso saliamo alla posizione numero 2 e troviamo la lasagna, ma vince il premio secondo noi la caponata. La caponata, anche se non so, mi sentirei di dissentire con questa lista, forse avrei fatto... Sì, in effetti diciamo che... La parte alta della classifica aveva alimenti molto impegnativi, esatto, che riportano alla mente, credo che tutti hanno vissuto il periodo in cui la mamma diceva attenta alla congestione. Esatto, il terrore. Parlavamo anche di altri cibi probabilmente in quegli anni, almeno nei miei anni, però sicuramente era un'attenzione che destava anche preoccupazione psicologica, nel senso che c'era il terrore di mettere un alluce nell'acqua e uno pensava di rimanere fulminato. Un'affermazione diacronicamente valida in realtà, perché le mamme di qualunque generazione mettono timore proprio nei figli. In realtà vi ricordiamo che sì, bisogna aspettare, bisogna andare anche a sentimento, si diceva anche così, però l'importante è che l'acqua sia calda e entrare gradualmente, così che la temperatura si autoregoli. Oppure è uscita la nuova teoria di fare il bagno appena mangiato l'ultimo boccone, così si accompagnava la digestione. Esatto. Sono altre teorie, comunque esatto. Vi invitiamo anche in questo caso ad essere prudenti, vi abbiamo fatto una proposta anche un po' divertente, che vi prepari alle vacanze e anche alla cena, perché questo è l'orario giusto. Però andiamo avanti, perché abbiamo ancora un tema prima di parlare, di sentire il video del nostro comitato Promessi Sposi. Parliamo di parchi, aspetti positivi, delle loro criticità e di Restate Insieme. Sì, allora sul tema dei parchi c'è una iniziativa che abbiamo fatto come municipio, che va un po' anche in continuità col tema dell'estate che abbiamo trattato prima, nel senso che abbiamo avuto la preoccupazione di cercare di dare delle opportunità oltre che ai campus che tradizionalmente vanno dal lunedì al venerdì, anche di in qualche modo fare delle iniziative anche nei weekend,
come appunto possibilità per tutti quei bambini, ragazzi, ma anche adulti che vivono la città o per necessità o anche per piacere durante questo periodo estivo nel weekend. Per cui abbiamo fatto un bando che è andato molto bene, hanno aderito circa 17 realtà associative con delle proposte, chiedevamo ad ognuna di proporre almeno due iniziative collocate in diversi parchi di tutto il territorio. Si sta chiudendo perché abbiamo dovuto fare anche un'integrazione per cercare di soddisfare tutte le richieste. Si è creato questo palinsesto che è partito lo scorso weekend, dove abbiamo laboratori appunto per bambini, concerti, pièce teatrali, attività varie, tutte collocate nell'ambito dei parchi, in modalità diciamo non infrastrutturata, cioè nel senso che sono tutte attività molto light, che però danno l'esperienza appunto di questo weekend, ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni di questi eventi, danno un'idea di una vivibilità di quelle aree veramente come bene comune, come possibilità di punti positivi di aggregazione e di vissuto in quei contesti che abbiamo appunto sperimentato nel periodo pandemia, come in qualche modo sono stati soprattutto i parchi e comunque le realtà verdi diciamo più vicine alle abitazioni dei cittadini, come sono stati anche molto riscoperti, perché parlando anche con i cittadini molti mi dicevano: ma io questo parco, questo ambito qui neanche lo conoscevo e ce l'avevo sotto casa, per cui c'è stata una riscoperta, e il segnale che abbiamo voluto dare è anche la possibilità che riscoprendolo bisogna viverlo bene e positivamente. Per contro c'è invece tutta una modalità di utilizzo di questi spazi che sta generando più, devo dire, degli anni passati diverse criticità. Io ricevo tantissime segnalazioni, soprattutto nel periodo serale e diciamo in alcuni contesti del territorio, devo dire, per questo che dico più degli anni scorsi, in maniera molto generalizzata, perché andiamo da realtà come Grattosoglio, tutta l'asse di Stadera, la parte Vigentino, via Erice, via Balduccio da Pisa, dove mi arrivano segnalazioni costanti di un uso veramente improprio e di un'inciviltà assoluta di questi spazi, che vanno appunto da ubriacarsi, schiamazzi oltre illecito, pur sapendo appunto che i ragazzi in qualche modo devono sfogarsi, però anche capire che c'è il rispetto di chi in qualche modo vive lì vicino diventa fondamentale, e sul quale devo dire che il tema del presidio del territorio, perché i parchi in quanto tale rientrano in una competenza anche specifica della polizia locale, le forze ridotte che sono messe in campo soprattutto sulla fascia serale questo non lo permettono, per cui i cittadini, ripeto, io ricevo tantissime segnalazioni in questo senso, che aggiungono all'esasperazione di questo periodo anche il fatto di dire: va bene tutto, però lasciateci vivere, insomma. Certo, ma diciamo che forse un altro aspetto su cui si può riflettere un po', l'effetto della pandemia ci può aiutare, è che si deve lavorare molto come cittadini sull'educazione civica, cioè capire che gli spazi sono a disposizione di tutti, e forse questo scoprire la città come luogo di vicinanza aiuta anche in quel senso, cioè capire le prospettive e i bisogni di tutti, non solo egoisticamente le proprie. Esattamente. Bisogna fare sicuramente questo sforzo, e dal mio punto di vista è uno sforzo che però va in qualche modo educato, ma che va anche garantito, perché sappiamo che l'eccesso è sempre presente, e per cui bisogna in qualche modo dare anche un segnale che c'è un presidio del territorio che in qualche modo è lì a tutelare e a garantire tutti. Assolutamente. Adesso manderei il video delle nostre voci dal web, perché poi tratta un tema che si lega appunto a quanto dicevamo prima. Mandiamo il video del Comitato Promessi Sposi. Sì.
io sono Pietro Caruana, sono un promotore del comitato, del costituendo comitato Promessi Sposi, e oggi vogliamo richiamare l'attenzione alle autorità del Municipio 5, in particolare per la situazione di degrado in cui versa il nostro quartiere, il quartiere dei Promessi Sposi e le vie limitrofe, in virtù di anni, direi anche di abbandono del quartiere, dove non, ad oggi non vi è una piazza che possa dare centralità al quartiere e che possa in un certo modo dare un impulso a quelle poche attività economiche rimaste che magari possano favorire anche delle altre. E abbiamo già posto l'attenzione per quello che è il simbolo del degrado del quartiere, ovvero quello a Piazza Maggi, che è stata pensata anni fa, inaugurata dall'ex sindaco Albertini, che ha avuto l'idea, diciamo, di fare questa rotonda lì che potesse un po' alleviare il traffico veicolare, ma in realtà tutto ha fatto tranne che la funzione per cui era stata pensata. Infatti oggi si assistono a purtroppo frequenti incidenti mortali e ad un elevato grado di insicurezza e degrado della piazza, su cui quotidianamente passano diversi pedoni per raggiungere la fermata della metropolitana Famagosta e le varie attività, le poche attività che sono nella zona. Noi come comitato abbiamo deciso di formare, diciamo, questa aggregazione di residenti per veramente richiamare all'attenzione il Municipio 5 e tutte le autorità che sono interessati al quartiere per cercare di pone veramente fine a questo degrado che da anni ormai siamo costretti a convivere. E per ultimo, non per importanza, chiediamo l'attenzione maggiore per lo scolmatore del fiume Lambro, che di recente è stato ripulito almeno in parte, ma necessita in realtà di un intervento strutturale che possa mitigare quelli che sono i rifiuti che quotidianamente si riversano nel fiume e che deturpano quell'ambiente veramente meraviglioso. Io vi ringrazio e spero che il Presidente possa darmi le risposte dovute. Grazie. Abbiamo visto il video del Comitato Promessi Sposi, lascio però la parola direttamente al Presidente, così risponde alla nostra voce dal marciapiede. Beh, innanzitutto un saluto al signor Caruana, che ho avuto il piacere di conoscere, ci siamo visti alcune volte, e soprattutto un augurio sulla costituzione di questo neocomitato, come ha dichiarato. Sul quale mi permetto di dire e suggerire che sia la costituzione di un comitato che in qualche modo evidenzi le criticità, ma che abbia anche una valenza, un valore propositivo, per cui aspettiamo che il comitato, oltre a dare idee, sia anche in qualche modo parte attiva per realizzare interventi positivi che aiutino un po' tutti ad affrontare le situazioni, ma anche a rendere più bello il contesto. Velocemente, allora, su un punto devo dissentire, che io ritengo che tutto lo snodo di Piazza Maggi, il sottopasso, il cavalcavia, assolve, contrariamente a quello che dice il signor Caruana, assolve la funzione per cui è stato fatto. Noi ricordiamo negli anni cos'era quel tratto di attraversamento con una rotonda a raso e con un traffico che era decisamente inquinante, almeno per le portate che aveva. Per cui la funzione che quel cavalcavia si è dato era quella di una velocizzazione sia del trasporto privato ma anche del trasporto pubblico connesso a quell'asse lì. Certamente le evidenze delle criticità che ha manifestato ultima più di un mese fa è stata quell'incidente mortale per cui si è sfondato il guardrail facendo cadere giù la macchina, eccetera. Però devo dire che, appunto, rispetto al tema della funzione di quell'infrastruttura, bisogna porre attenzione a come mitigare questi possibili incidenti. E con questo, anche recentemente abbiamo fatto un sopralluogo proprio in Piazza Maggi, che è sicuramente un,
una piazza più con concezione, diciamo, legata alla mobilità e non alla vitalità, come chiede lui, come ambito, diciamo, di quartiere. È anche vero che la conformazione del quartiere non permette, diciamo, quel tipo di funzione, cioè la creazione di una piazza come si può intendere tradizionalmente, però permette quella funzione di piazza come agorà, che in qualche modo è legata anche alla sollecitazione che loro come comitato, ma anche come cittadini, insieme alle istituzioni, si può dare in alcuni ambiti del quartiere. Piazza Maggi, nello specifico, appunto, manifesta alcune criticità perché, oltre che di passaggio, soprattutto in questo periodo, è anche diventato di stazionamento di molti ragazzi, anche lì per la sua conformazione che chiude un po' con festini vari e schiamazzi che disturbano meno la quiete pubblica perché sono lontani dalle case, ma che comunque generano anche un clima rispetto al passaggio delle persone. Poco rassicurante, su cui stiamo cercando di intervenire anche con alcune proposte che abbiamo valutato insieme nel sopralluogo che abbiamo fatto di creazione di qualche infrastruttura che permetta un utilizzo diverso. I processi sono un po' più lunghi, però cerchiamo sicuramente di attivarci perché in qualche modo si risponda anche a quelle esigenze di sicurezza nel passaggio verso dal quartiere verso la metropolitana. Sul tema dell'Ambro invece, quello è un tema annoso, ricordo che la competenza di quell'ambito lì è di AIPO, che è una società partecipata dalle regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, che ha tutta la funzione di monitoraggio appunto del sistema idrico, di parte del sistema idrico. Lì c'è tutto un tema appunto legato anche qui agli abbandoni, nel senso che nell'Ambro viene gettato di tutto di più e dove arrivano, nello specifico sullo sgrigliatore che c'è prima del Naviglio Pavese, lì si formano delle isole di rifiuti, che recentemente, dall'anno scorso, con diciamo, uno studio che è stato fatto dal Comune di Milano sulle portate della carreggiata e con la disponibilità di AIPO ad intervenire, si è riuscito, spero definitivamente, dopo l'ultima pulizia che è stata fatta 15-20 giorni fa, di dare stabilità a questo processo. Il tema del secondo sgrigliatore è un tema che io ho sentito anche AIPO, diciamo, nelle corde di una valutazione, perché lì dovrebbe sorgere anche una centrale idroelettrica in quel comparto, per cui sicuramente ne avrà la necessità, però ricorda a tutti che il tema è prioritario è di non buttare la roba, perché noi possiamo sgrigliare finché vogliamo, se non sgrigliamo lì, sgrigliamo un po' prima, ma quando c'è i rifiuti che vengono buttati, alla fine in qualche punto si fermano. Per cui con questo non voglio sottrarmi al fatto che sicuramente va create delle infrastrutture che permettano una fa maggior facilità e pulizia, però diciamo che il problema poi va affrontato alla radice, cioè anche più a monte del tracciato dell'Ambro, dove bisogna che tutti in qualche modo possano vigilare e fare in modo che non si arrivi in un punto a imbuto in cui ci troviamo lì tutti i rifiuti. Ecco. Bene, io la ringrazio anche perché questa è la nostra ultima puntata insieme, parlare del Municipio 5, quindi grazie per la risposta, anche la partecipazione di questo nuovo comitato, che appunto l'idea sia sempre quella di partecipare insieme per rendere sempre più fruibile e molto più bella la nostra città. Devo salutare, le invito però alla nostra futura stagione perché riprenderemo a settembre sempre con le nuove iniziative, parlare dei municipi e allora parleremo anche ovviamente del Municipio 5. Va bene, volentieri fino a ottobre, alle prossime elezioni in carica, dopo vedremo che cosa succede con le prossime elezioni. Ne riparleremo e scopriremo poi in futuro. Allora, intanto la ringrazio, le auguro una buona estate anche lei, così come l'auguro a voi, ma noi abbiamo ancora qualche puntata insieme per finire il giro dei nostri municipi. Grazie a lei e a tutti gli Grazie, buona ascoltatori. serata e ci vediamo come sempre ogni martedì e giovedì alle 19:30.